Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con il nostro Di Prima Mattina. Il buongiorno insieme ve lo porge Giancarlo Ropagnacchi di là in regia. Andiamo a cominciare con la rassegna stampa. Oggi è mercoledì 15 dicembre 2021, avanziamo grandi falcate verso Natale, verso il 25 dicembre. Il canovaccio della trasmissione è il solito, la rassegna stampa nella prima mezz'ora, leggeremo Il Messaggero e il Centro, poi dopo le previsioni del tempo, la chiacchierata con il nostro ospite. Questa mattina torna a trovarci dopo un po' di tempo Alessandro Paterna, erpetologo appassionato di serpenti e non solo, insomma, con lui parleremo di natura e di tante altre cose. Allora, andiamo a cominciare dando un'occhiata alle prime pagine. Cominciamo con quella del Messaggero d'Abruzzo. Vaccini ora tocca ai bambini, titola il Messaggero in apertura. Da oggi pomeriggio le prenotazioni, domani le prime somministrazioni. 76.000 candidati. L'Aquila, il sindaco Biondi è positivo. Si ricostruiscono i suoi contatti. Teramo, ecco i Novax pentiti. E poi, della serie Rebus Scientifici, paziente nato senza colecisti, caso rarissimo a Lanciano, dove un paziente di 80 anni è stato scoperto in sala operatoria che non aveva la colecisti, in pratica era nato senza l'organo, caso rarissimo. Gli altri titoli, la fotonotizia a centropagina: detenuto diventa dottore in zootecnia, laurea in cella, il riscatto di un camerunense ieri per Mabuka Jerome, detenuto camerunense di 53 anni, ristretto nel carcere di Teramo. È stata una giornata importante perché ha conseguito la laurea, lo vedete proprio nell'aula magna dell'Università di Teramo. Traffico di cocaina con le Marche, caccia ai latitanti, l'operazione della polizia scattata ieri mattina, 3 agli arresti domiciliari, 2 trafficanti in fuga, un'indagine lunga ed elaborata partita da Pescara. Sempre a Pescara picchia la compagna che aspetta un bimbo, la donna ricoverata. Un 23enne di origini egiziane è stato denunciato per lesioni nei confronti della compagna. A24 e A25, aumento dei pedaggi, la CNA chiede chiarezza, aumentano sempre. Famiglie povere e meno nati, piano d'aiuti della regione, previsti anche bonus per i neonati, tutte le misure nella foto, l'assessore Pietro Quaresimale. Gli altri titoli qui sopra: pensioni, risulta morta ma l'INPS la resuscita in una settimana, fa anche miracoli l'INPS, e poi volley di A3, l'Abba Pineto a Torino per allungare in vetta, e quindi il calcio di Serie C, Delfino, cessione del club, spuntano nuovi acquirenti. Questi i titoli della prima pagina del Messaggero. Adesso andiamo a vedere invece la prima pagina del Centro. Ecco qui l'apertura, è dedicata anche questa alle vaccinazioni. Dosi, obbligo per 55.000 abruzzesi. Vaccinazioni da oggi, nessuno sconto per scuola, sanità e forze dell'ordine, appunto le categorie che sono obbligate a vaccinarsi. La fotonotizia: domani sciopero generale. Stop anche del trasporto pubblico, dei bus, l'Abruzzo si ferma a tutti gli effetti della protesta. E poi all'interno Abruzzo la guida utile, mappa completa con i 33 centri, le città e gli orari per vaccinarsi. Ad Atri minaccia la ex con una pistola, è stato allontanato. Teramo, chiesto il processo per il ginecologo, la procura conferma le accuse di violenza sessuale contro Ciarrocchi. E a Teramo, super maritozzo di 300 metri realizzato lungo Corso San Giorgio dagli allievi dell'Istituto di Poppa. Sempre a Teramo all'università, sì alle auto condivise tra studenti. E poi per lo sport il basket di Serie B, il Roseto, sarà seguito a Teramo da 400 tifosi per il derby. Ancora un titolo in cronaca: Teramo post-sisma, Legnini, norme più stringenti sulla sicurezza degli edifici. E vediamo ai titoli sotto la testata. Covid, il nuovo decreto, si può entrare in Italia solo con il tampone. Green Pass, altri 3 mesi. E quindi per Abruzzo nuove leggi, droni contro gli incendi e fondi a chi fa figli. Bene, i titoli del Centro della prima pagina dell'edizione di Teramo. Adesso torniamo a leggere il Messaggero e andiamo subito all'interno. Eccoci qua. L'Abruzzo in trincea, le vaccinazioni dei bambini. Oggi si prenota, domani il via.
Sono 76.000 i minori da 5 a 11 anni che potranno ricevere una dose. La logistica, ogni ASL organizzerà le somministrazioni in autonomia. Intanto i contagi tornano a salire, a quota 239 l'epicentro. Si sposta nel Chietino. L'Abruzzo dunque si prepara a partire con le vaccinazioni nella fascia 5-11 anni, che avrà percorsi dedicati nei diversi hub, nei diversi centri di vaccinazione del territorio. Sono circa 76.000, secondo i dati Istat, i bambini abruzzesi che rientrano in questa fascia di età. Maurizio Brucchi dice che la vaccinazione pediatrica è importante anche perché iniziano ad esserci dei ricoveri di bambini di questa età. Il mio appello è a vaccinare tutti coloro che rientrano in questa categoria. E poi siamo a Pescara, fondi del PNRR per scuole più sicure. Una mozione del centrosinistra impegna sindaco e giunta di Pescara ad istituire un tavolo tecnico con provincia e ufficio scolastico. Catalano del PD dice basta con gli alunni sparpagliati in più sedi, così si perdono iscrizioni. Urge un asilo nido a Pescara Sud. E siamo all'Aquila. Biondi positivo al Covid, il sindaco dell'Aquila. Si cerca di ricostruire i suoi tanti contatti. Preoccupa il convegno sul piano nazionale di resilienza del 10 dicembre, dove ha partecipato anche il ministro Giovannini. A Palazzo Fibbioni sono tornati a lavorare solo in tre all'indomani della notizia della positività del sindaco. E poi l'infettivologo interviene sia alla fiera dell'Epifania ma senza assembramenti. Grimaldi dice vanno studiati dei percorsi opportuni e adeguati, soprattutto nelle vie più strette. Consiglio mascherina all'aperto, ha detto l'infettivologo. E poi andiamo a Chieti. Maxi alberi, eventi e luminarie, il comune sborsa 100.000 euro. Ferrara e De Cesare difendono le scelte, i soldi derivano da sinergie istituzionali. Costa di Forza Italia, periferie senza decorazioni e sponsorizza l'allestimento di Sant'Anna. E adesso andiamo alla provincia di Teramo, a Teramo e alla sua provincia. Distribuzione del gas, appalto fermo, rischio reti obsolete. Giovanni Luzzi, consigliere comunale di Italia Viva, dice operazione bloccata da 3 anni, gravissimi disagi e danni economici scusate, per il comune di Teramo. Lo vedete nel dibattito in consiglio comunale proprio Giovanni Luzzi durante il suo intervento. Di Teodoro, Pasquale di Teodoro, Osvaldo di Teodoro, scusate, sempre di Italia Viva, ha invece sollevato il problema dei parcheggi. Sono stati realizzati 100 posti ad uso di un privato. E poi qui sopra la FISAR, la Federazione dei Sommelier, ha organizzato una cena sociale il cui incasso andrà in beneficenza. Covid, boom vaccinale nel lab di Teramo, a sorpresa si presentano Novax pentiti, appunto in questo articolo di Maurizio Di Biagio si dà conto di questo che è successo. All'università con l'auto condivisa, ecco il carpooling per quanto riguarda la mobilità all'Università di Teramo. E poi la storia, prende la laurea in cella, festa per il detenuto camerunense, l'abbiamo visto in prima pagina sul Messaggero d'Abruzzo, lo vedete qui, Mabuca Jerome al centro vicino al rettore dell'Università di Teramo, Mastro Cola. E andiamo a Giulianova e subito febbre sul ghiaccio. Presa d'assalto la pista di pattinaggio appena inaugurata, si pensa alla Befana Volante, alla Madonna dello Splendore. Perfezionato il programma dei concerti, tre gli show con Rondo De Susa, Sergio Caputo e Adriano Pappalardo. Tante iniziative collaterali, ma a causa del Covid è stato annullato l'attesissimo presepe vivente di Giulianova. Intanto vedete nella foto la pista di pattinaggio allestita a Giulianova. In centro a Giulianova Lido. Giulianova panchina per disabili, il taglio del nastro per la panchina inclusiva donata dall'associazione Ronald Costantini su proposta dell'ex presidente del comitato di quartiere dell'Annunziata. Il caso, risulta morta all'INPS, la resuscita. L'incredibile storia di una vedova che doveva ottenere la reversibilità della pensione del marito deceduto. Tortoreto, si scalda il team di Sottanelli, a Martinsicuro nasce Piazza Grande, complesse manovre in vista delle prossime elezioni municipali, appunto a Tortoreto, con la presentazione della lista di Tortoreto in azione.
ce ne siamo occupati anche noi quando è stata presentata. Minaccia la ex con la pistola, lui non potrà più avvicinarla. Uomini che odiano. E andiamo allo sport, Abruzzo Sport sul Messaggero. Pescara, spuntano nuovi acquirenti. L'avvocato pescarese Marco Mattioli ha incontrato Sebastiani e Bankowski. Solo un primo contatto embrionale per capire le loro intenzioni, nulla più. E poi Auteri non molla la presa, inizia una nuova fase, dice il tecnico biancazzurro, che domenica contro Limolese dovrebbe confermare lo stesso 11 che ha battuto la Pistoiese. E poi la pallavolo, Abba, battaglia a Torino per allungare. I pinetesi stasera recupereranno l'incontro non disputato. Rovinelli avverte, non sarà facile. Ancora il calcio di Serie C con il Teramo. Mercato gennaio, Piacentini non rinnoverà il difensore in biancorosso da 4 stagioni a scadenza di contratto. Così sfumerebbe la plusvalenza. L'ipotesi cessione di Bebi Surricchio. Mister Guidi appiedato per 2 partite. Contro la Reggiana non ci sarà neppure Azio Osmanovic, Impol, Viero e Bellucci. Gli altri titoli, gli altri articoli, la Serie D di calcio va stese da Derio. Restiamo con i piedi per terra. E poi l'Eccellenza, l'Aquila e De Feudis, il nuovo allenatore dei rossoblù aquilani. La firma del tecnico oggi subito al lavoro per i primi allenamenti. Ancora l'Eccellenza, Tegola sul Lanciano, Tommaselli è indisponibile. E poi torniamo alla Serie D con l'articolo che riguarda il Castelnuovo e anche il Notaresco. Castelnuovo, c'è il Fiuggi, Notaresco anticipa sabato. E credo sia tutto, sì, per il Messaggero. Lasciamo il Messaggero e adesso andiamo a sfogliare il Centro. Abbiamo già visto la prima pagina, andiamo subito all'interno del quotidiano abruzzese. Eccoci qua. Coronavirus Abruzzo, giorno decisivo, titola il Centro. Sanità, scuole, forze di polizia, da oggi vaccino obbligatorio per queste categorie. Oltre 55.000 gli abruzzesi interessati. Per medici e infermieri si tratta della terza dose. E poi il responsabile della campagna anti-Covid, Maurizio Brucchi, sono loro i più a rischio, hanno più contatti sul lavoro, il siero li salva dalla rianimazione. Le sanzioni previste sono la sospensione dal lavoro e una multa da 600 a 1.500 euro. 5 giorni di tempo per mettersi in regola dopo l'accertamento di inadempienza, si deve ricevere il siero o prenotarlo o mostrare il certificato di esenzione. Intanto i nuovi casi sono 239, il Lanciano è in testa. La pandemia in Abruzzo, superano i 10 contagi recenti anche l'Aquila, Celano e Teramo. La guida utile. Dove vaccinarsi? La mappa con 32 centri, città e orari. Le 4 ASL abruzzesi hanno organizzato autonomamente la campagna. Il Chietino ne ha 14 che si alternano fra loro. Il Pescarese ha 2 grandi centri e 2 minori. Nell'Aquilano sono 7, 2 solo nel capoluogo, 1 a Sulmona, Avezzano e in altri 3 comuni. Per il Teramano 1 principale con altri 6 SPOC gestiti direttamente dai medici di famiglia. Abruzzo, la regione rischia di fermarsi, domani sciopero generale, gli effetti sui bus pubblici, pubblichiamo gli orari dei trasporti locali che dovranno essere garantiti, intanto partiranno 40 pullman per il corteo che si terrà a Roma, ma non è possibile prevedere quanti si asterranno dal lavoro anche perché CGIL e UIL non hanno l'appoggio della CISL. E vedete in questo specchietto del trasporto pubblico locale le fasce orarie da garantire domani per tutte le compagnie. Quasi tutte insomma garantiscono intanto le prime corse del mattino, vedete facciamo il caso di Baltur per esempio a Teramo dalle 6 alle 9 e poi dalle 13 alle 16 per il trasporto pubblico locale nella città di Teramo, così bene o male anche gli altri nelle altre realtà. Servizi minimi garantiti, soprattutto nella sanità, alla luce dell'emergenza Covid e delle vaccinazioni. Ranieri e Lombardo, i sindacalisti, spiegano le rivendicazioni contro il governo e la manovra. E poi la sicurezza in classe, via l'amianto dalle scuole, dalla regione arrivano 18 milioni di euro e poi oltre 1,8 milioni per il piano neve. Alle province di Chieti e L'Aquila vanno le somme più consistenti. Il Consiglio regionale, droni contro gli incendi,
e aiuti a chi ha il tumore. In 4 ore approvate 7 leggi, la principale salva decine di piccoli comuni, prevede fino a 2.500 euro l'anno per chi fa figli oppure si trasferisce dalla città. Soddisfazione e delusione, la prima è di sospiri, la seconda è del gruppo del PD e l'ex leghista Marco Vecchio vota con la maggioranza. L'annuncio di Marsilio dice in aula che il ministro Giovannini gli ha svelato che l'Abruzzo è quasi dentro la grande rete di trasporti europei. A fondo pagina, gli aiuti sociali per le famiglie, scatta il piano interventi. L'assessore regionale Quaresimale, che lo vedete in foto, dice 1 milione contro la crisi per il Covid. E poi le notizie di carattere nazionale, i confini sono blindati, il coronavirus si può venire in Italia solo con il tampone. E poi la speranza, 2 dosi e la pillola, i preparati Pfizer sarebbero in grado di garantire la protezione dalla sudafricana, dalla variante sudafricana. Intanto piazze deserte per Capodanno, i governatori preparano lo stop per evitare assembramenti. Andiamo adesso a recuperare le notizie di casa nostra, eccoci qua alla cronaca di Teramo, ricostruzione proposte, nuove norme. Legnini, il miglioramento sismico sia obbligatorio con il super bonus. Il commissario interviene alla giornata nazionale della prevenzione e lancia messaggi al governo. Lo Stato coprirebbe i costi dei lavori a condizione che si arrivi a un grado di sicurezza elevato, però bisogna allungare il tempo di applicazione del super bonus. Si potrebbe imporre anche un'assicurazione dopo gli interventi realizzati con i soldi pubblici. Dunque proposte nuove norme dal commissario Legnini. Teramo reclama l'alta velocità, domani un convegno organizzato da comitati di quartiere, comune e provincia alle 17 al Parco della Scienza. Il convegno si intitola L'alta velocità, un'opportunità per tutto l'Abruzzo, anche perché Teramo resta, dai progetti che sono in campo, resta completamente tagliata fuori dai nuovi trasporti ferroviari previsti per l'Abruzzo. Mobilità sostenibile da aprile, auto condivise tra universitari per risparmiare e non inquinare. L'ADSU presenta il progetto rivolto non solo agli studenti ma anche ai docenti e agli amministrativi. Incontri in Piazza Garibaldi, Piazzale San Francesco, Viale Crispi e in 2 stazioni ferroviarie. Ed ecco la storia del detenuto che si è laureato. Voglio combattere povertà e fame. Scontata la pena, Mabuca tornerà in Camerun. Certo, si è prefisso degli obiettivi complicati, però insomma è bella il suo entusiasmo. E vedete in queste foto il detenuto Mabuca Jerome, dopo la laurea, a sinistra con la commissione e con il rettore e altri intervenuti alla cerimonia. Complimenti. Il caso, il nuovo passaggio, violenza sessuale, la procura chiede il processo per Ciarrocchi, firmata la richiesta di rinvio a giudizio per il ginecologo teramano accusato di abusi da una ragazza. La Cassazione non ha ammesso il ricorso del medico contro la sospensione dalla professione. Poi Viale Mazzini e a Teramo minaccia di uccidersi, è stata salvata dai carabinieri. L'impresa dell'Istituto di Poppa Rozzi di Teramo, maritozzo di 300 metri, invade la piazza e il corso. Gli studenti hanno realizzato il dolce da record composto da 600 pezzi. La preside Provvisiero ha detto sfida vinta che sancisce il rapporto scuola-territorio. Qui la vediamo soddisfatta la preside Katia Provvisiero, appunto durante la manifestazione di questo maritozzo da 300 metri lungo Corso San Giorgio. Il Consiglio Comunale di Teramo, di Ovidio, accusa file di ore per i tamponi. Il sindaco risponde, ASL in affanno perché non ha fondi, l'emergenza va gestita meglio. Oggi intanto la spesa solidale alla Casa del Popolo, è un invito a donare, e il congresso provinciale, il senatore Franchi confermato presidente provinciale dell'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. E poi la pasticceria Vaniglia conferma dal gambero rosso per la pasticceria di Teramo. L'avvertenza in un vicolo cieco, comune, scontro sul personale, non c'è accordo sulle promozioni. CGL, CISL e UIL dicono incaute mescolanze di persone, funzionari e ruoli e imprudenti iniziative datoriali, dicono i sindacati. L'assessore comunale Core replica, su molte questioni abbiamo recuperato il ritardo di altre amministrazioni. Dopo la riunione di ieri i sindacati hanno annunciato che oggi non si presenteranno al tavolo riconvocato.
E poi il caso, ce ne siamo occupati anche noi ieri, incatenata in tribunale, sospesa l'asta della casa, ce ne siamo anzi occupati l'altro giorno, quindi è stata sospesa l'asta di vendita della casa. Atleti Cavomano, slittano i festeggiamenti, Morrodoro, l'emergenza Covid fa rinviare le iniziative programmate per i 30 anni della società. E poi a Roseto la piscina Celommi Campus per gli atleti disabili, mentre a Pineto gara nazionale di bocce per ricordare il politico Martella. Andiamo ancora avanti, siamo ad Alba Adriatica, la grande opera, nuova scuola media, approvata la demolizione dell'ala di via Saffi. La giunta dà il via libera al progetto esecutivo del terzo stralcio della ricostruzione dell'edificio. Nel frattempo si cerca anche di riconquistare il finanziamento ministeriale perso da 2 milioni. E a Martinsicuro è caccia ai fondi per l'ex cinema, quasi pronto il progetto esecutivo, si spera nel PNRR per farlo diventare un centro polifunzionale. L'attacco dell'opposizione ad Alba Adriatica, un Natale deprimente. Cittaviva dice luminarie penose, manca un programma di eventi. L'intervento di Giuliano De Berardinis di Cittaviva. A Tortoreto la cena dell'AIRC, 1000 euro per la ricerca. E siamo a Giulianova, i costi del maltempo, aumenta la Tari, rifiuti sulle spiagge, il comune non vuole più pagare da solo. Giorgini incontrerà l'assessore regionale Campitelli, la sporcizia avviene dai fiumi, ha detto, vanno coinvolti altri enti. E vedete due eloquenti immagini di detriti e rifiuti spiaggiati nella parte sud di Giulianova dopo le ultime mareggiate. L'acquisto via al mutuo da 1,2 milioni per piazza dalla chiesa e poi a Viale Orsini ecco la panchina che può essere usata dai disabili. La vedete sistemata proprio in Viale Orsini. E poi a Colleranesco sistemata una strada sconnessa via Campocelletti danneggiata dal nubifragio dei giorni scorsi. Giriamo pagina, siamo a Roseto, senza tetto da 4 anni, il comune lo porta in hotel, il 63enne Flammini ha dormito nel sottoscala del Palasport in una roulotte. Ringrazio l'amministrazione che mi ha anche trovato un posto di lavoro, ha detto Gabriele Flammini. Volta Arrosto, incendiate 2 auto, sono dello stesso proprietario. E poi una fuga di gas, 14 ore di lavoro per sistemare la condotta. Più telecamere, il sindaco firma il patto con il prefetto, sempre a Roseto. Atri, un nuovo caso di stalking, minaccia la ex con una pistola, il giudice gli vieta di avvicinarla. Il 43enne è accusato di aver costretto la donna a salire in macchina e di averla intimorita così. Con me una busta piena di proiettili, con questi prima ti uccido e poi mi tolgo la vita. Sempre ad Atri, marchi storici d'impresa, il Pan Ducale è nell'elenco. E passiamo a Silvi. Silvi Paese, in progetto c'è un bus navetta. Il servizio risolverebbe il problema parcheggi d'estate. Per i controlli si pensa alle guardie ambientali. Pescara, Rancitelli, le case dell'Ater, polizia e vigili al ferro di cavallo. Sgomberate 5 famiglie abusive. Blitz per liberare gli appartamenti occupati dagli inquilini che non hanno diritto agli alloggi popolari. Masci dice facciamo ordine nell'edificio centrale dello spaccio. Del Trecco gli sfratti non sono finiti. L'Aquila, coronavirus, apprensione a Palazzo Fibbioni. Biondi, il sindaco positivo, corsa ai tamponi, rimandato il consiglio comunale. La sede istituzionale è stata sanificata, ma alcuni dipendenti sono in smart working in attesa del test. Sindaco al vertice con il ministro, dove c'erano anche sindaci e consiglieri al voto per le provinciali e dunque si stanno verificando i contatti. Il sindaco dell'Aquila, sono in osservazione a casa, ha detto, dove continuo a lavorare da remoto. È scattato l'isolamento per alcuni membri dello staff del primo cittadino. E passiamo a Chieti, campus della D'Annunzio, il piano università, arriva il via libera per la palazzina da 8 milioni, l'edificio di 3 piani ospiterà le segreterie degli studenti, spazi di incontro e anche di un punto ristoro. La progettazione è affidata allo studio di architettura che ha realizzato la sala conferenza dell'ONU. E adesso andiamo alla cultura e agli spettacoli, l'edizione 2022 del Festival di Sanremo. Amadeus saluta il Festival di Sanremo, per me sarà l'ultimo.
E poi cinema, iniziate le riprese, Chiantini riporta sul set Emma Marrone, la cantante e la protagonista del nuovo film del regista di Avezzano che si intitola Il Ritorno. E poi alla Galleria La Vite di Catania, in mostra 200 capolavori di Edolo Masci, le opere dell'artista di Castiglione a Casauria, esposte fino alla fine di gennaio. E poi l'ultimo libro della scrittrice Teramana, Dal Medioevo alla scuola di oggi, ecco i racconti di Aida Stoppa. Nell'ultima pubblicazione dell'autrice, 26 storie ambientate anche in Abruzzo, di cui 5 dedicate al mondo dell'istruzione. Gli eventi per l'anniversario, opera, jazz e scultura nelle sale del Museo Nazionale d'Abruzzo. Il Munda dell'Aquila celebra i 6 anni dalla sua riapertura con diverse iniziative. Domani sera un concerto e domenica l'esposizione delle opere di Emilio Greco. Andiamo allo sport. Eccoci alla Serie C, Pescara, all'ora del mercato, idea Sunas, interessa il centrocampista greco del Perugia per il reparto offensivo, occhio a Finotto, Arrighini, Beretta e Pandolfi. E poi Drudi in dubbio, Memuscia è pronto al rientro, invece per il futsal Pescara pari beffa nel finale. Il Teramo, i biancorossi Teramo in difficoltà, il club ora prepara la lista dei rinforzi, classifica deludente, nella finestra di mercato il Diavolo punterà su 5-6 volti nuovi, Guidi squalificato per 2 gare. E poi Juniores al Chieti, il derby con la Vastese, Notaresco vince in trasferta. L'Eccellenza. L'Aquila sceglie De Feudis, un sogno che si realizza, i rossoblu ufficializzano il nuovo allenatore, il Casalbordino si affida ad Appignani, Spoltore piace Testi ed oggi si recupera Castelnuovo Fiuggi, in campo anche il Giulianova. Pallacanestro di Serie B, Roseto e la Trappola Derby, Quaglia, non fermiamoci. Liofil Chem domenica a Teramo, l'allenatore rosetano vuole blindare la vetta. Gara dura ma possiamo vincerla, sono 408 i biglietti per i tifosi biancazzurri. Qui Rennova, quindi il Teramo, parola del capitano Cucco carica avversari forti ma noi non partiamo battuti. Pallavolo giovanile maschile, selezioni regionali 2006-2008, stage a Tortoreto, Chieti, Ortona. E poi l'evento, sabato la festa del basket abruzzese a Montesilvano, premi per club e giocatori che si sono messi in mostra. Chiudiamo con il volley di Serie A3, stasera il recupero, Pineto a Torino va a caccia della fuga, i biancazzurri con una vittoria piena allungherebbero in vetta. Bene, è tutto, possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa, adesso diamo la linea a Giancarlo in regia, le previsioni del tempo di Marco Di Loreto, breve pausa pubblicitaria e poi il nostro ospite sarà qui con me in studio, Alessandro Paterna, tra poco. Buongiorno amici di Super J. L'anticiclone continua ad essere protagonista assoluto in buona parte dell'Europa, garantendo tempo soleggiato di giorno, ma anche nebbie estese e persistenti di notte, in particolar modo nei paesi dell'Europa occidentale. L'Italia continua a rimanere ai margini della circolazione anticiclonica, tanto che nelle regioni centro-meridionali insistono correnti settentrionali con associata nuvolosità irregolare. In pianura padana invece sono tornate le nebbie notturne. In Abruzzo, anche per oggi, giornata con il sole protagonista principale, anche se nel teramano pescarese e chietino non mancheranno nuvole irregolari in cielo. Dalla prossima notte è possibile formazione di banchi di nebbie, in particolar modo nelle conche aquilane. La ventilazione, seppur debolmente, insisterà dai quadranti settentrionali nei settori adriatici e sarà di direzione variabile altrove, il mare mosso. Le temperature rimarranno stazionarie, con i valori massimi compresi tra 7 e 13 gradi e le minime della prossima notte tra meno 2 e 8 gradi. Buon mercoledì a tutti voi. Eccoci qua allora nello spazio della nostra chiacchierata, saluto e ringrazio Alessandro Alex Paterna, buongiorno Alex che è tornato a trovarci dopo un po' di tempo, ci porta sempre delle bellissime cose da vedere, bellissime cose di cui
parlare. È un erpetologo, Alex, quindi un innamorato dei serpenti, li studia, insomma, li salva spesso. E stamattina parliamo innanzitutto di questo, poi vediamo quello che succede, perché poi lui è appassionato di fossili, insomma, di tante cose, di natura in genere. Alex, che ci ha portato oggi? Perché, insomma, poco dietro una nostra telecamera c'è un amico, esatto, pregiato, prezioso e rarissimo. Guardate, qui vedete un dettaglio di questo serpente. Eccolo, lo vedete che si muove? Prima l'ho accarezzato, perché Alex, prima di riporlo dentro la teca, e poi è un serpente docilissimo, mi dicevi, vero? Esatto. Allora, che serpente è? È un serpente alieno. Un serpente alieno, abbiamo un extraterrestre. Viene da un altro pianeta. Allora, questo è un recupero che è stato gestito tramite coordinamento forestale e LAS locali nella foce del Vibrata, che è una località molto simile alla puntata che facemmo tempo fa sulla foce del Tordino. Sì, ti ricordo tutte le belle foto che hai fatto tu anche, esatto, agli uccelli. Sono... Anche a livello di specie che vivono lì presenti è quasi identico. Quindi ritroviamo gli stessi alieni, nutrie, oltre a questo. Oh, perché un alieno? È un alieno, amico nostro serpente? Perché è una specie alloctona. È un serpente che proviene dagli Stati Uniti, per l'esattezza Stati Uniti sud-est, quindi dalla North Carolina a scendere sulla costa, lungo la costa fino alla Come Florida. Come si è trovato in Vibrata? Allora, le ipotesi sono due. Fuga da un allevamento o da... Ecco, non fuga dagli Stati Uniti, perché arrivare qua non è tanto facile. Però se si impegna, magari ci sono sì, nella storia casi di esportazione tramite magari entità commerciali, bancali, frutta, è successo. Però questo è più plausibilmente una fuga o un rilascio intenzionale. Entrambe le cose, diciamo, non sono positivissime, perché molte specie che noi deteniamo in cattività, soprattutto i rettili, magari se liberate o se riescono a evadere, si trovano nel nostro ecosistema, cioè in alcuni ecosistemi del nostro territorio, difficilmente sopravvivono. Se pensiamo a varie iguane o serpenti esotici, magari tropicali o subtropicali. Diciamo che noi acquistiamo di tutto, vero? Sì. E può arrivare di tutto, da ogni angolo del mondo. Di tutto no, però questo è un animale facilmente reperibile in commercio. Però delle tartarughe, ti ricordi, acquatiche, quelle delle orecchie rosse, orecchie gialle, che dagli anni 70, poi hanno avuto un boom con gli 80, quella è stata una piaga grande per il suolo italiano, ma anche europeo, perché appunto fanno parte di quella categoria. Si muove piano piano, Sì, di animali. Come si chiama la specie? La specie Pantherophis guttatus. Pantherophis guttatus. Il nome comune è serpente del grano. Del grano? Perché lì in North Carolina si trova in mezzo al grano? Fondamentalmente sì, viene rinvenuto nei campi di grano. Eccolo, perché vediamo la faccia finalmente. Sono delle situazioni dove si ritrovano le prede, quindi il predatore è presente dove c'è un gran numero di prede. Campo di grano, sì, tende magari ad accumulare un gran numero di roditori. Certo, certo. Una specie di, cioè, un gruppo di animali di cui, ecco, questo, scusa, serpente è ghiotto. Ti ho interrotto, stai parlando d'altro, però insomma ho visto lui, è talmente lui, lei, cioè, serpente. Lui. Lui. Sì, sì. Lui. E dicevi che è una specie albina, quasi? No, è proprio albino, cioè è albino. Il termine tecnico è melanistico, quindi non ha... Adesso lì lui è sotto quei tronchi, prende un po' di oscurità, insomma la teca è illuminata, ma i colori sono davvero molto belli. Sì. Adesso mi dispiace, vabbè, allora, albino, però... I colori tipici della specie sono il rosso, il nero, il marrone chiaro e il giallo. Poi noi di solito identifichiamo sempre l'animale albino con un animale bianco. Sì. In realtà l'amelanismo va a ridurre o a eliminare il pigmento scuro, quello gestito dai cromatofori che gestiscono la melanina, quindi il nero e il marrone scuro. Di conseguenza questo invece animale... Invece di essere nero e marrone scuro... No, dove c'era il nero e il marrone scuro viene sostituito dal bianco o dal rosa. Sì. Quindi... C'è questo scambio, cioè questa assenza di pigmento, però qui non è che l'animale è totalmente bianco, perché gli altri pigmenti gestiti dai cromatofori, per esempio il rosso e il giallo, sono presenti, quindi avrà colorazione dal giallo, rosso e arancione, quella è rimasta, però tutto quello che è gestito da cromatofori della melanina è assente. Senti, che succede se poi un serpente, a te ti ha chiamato la forestale, hai fatto questo recupero, sì, no? Di questo animale che non è...
tra le specie nostre di serpenti. Ecco, era importante recuperare, questa è la zona dove è avvenuto il recupero? Sì. Allora, perché era importante recuperarlo? È importante recuperarlo perché fa parte di una di quelle specie che si adattano facilmente al nostro ambiente. Che succede? Nel caso si fosse trattato... E quindi poi fonda una colonia nordamericana. È facilissimo, perché nel caso si fosse trattato di una femmina e non di un maschio... Ah, lì nella foto si vede lui, giusto? Sì, questa è proprio la foto che ho scattato velocemente quando l'ho avvistato, prima di tuffarmici lì sopra. Poi mi devi spiegare come... Allora, vabbè, finisci a dire perché... Vabbè, ti spiego la situazione. Sì. Questa è stato rinvenuto il 27 novembre. Ed era sulle canne a prendere il sole, a cercare di prendere il sole, quindi è una specie che si adatta molto rispetto alle nostre che sono già in bruma, in letargo, in ibernazione, meglio. Ah, quindi gli altri, i nostri serpentelli italiani stavano già... Si vede qualcosa raramente, però ecco, diciamo che da metà ottobre in poi è difficile rinvenirli. Tu invece... E questo può essere un pro e un contro, perché magari si trova a disagio in libertà, perché è una specie che comunque viene allevata in cattività da più di 50 anni. Quindi qualcosina, diciamo, ha perso dell'istinto, anche se migliaia e migliaia di anni di istinto non vengono mai cancellati. Certo. Viene allevato in cattività per essere venduto? Sì, per farci che? O ci fanno le borse? Da pet, animale da compagnia. Questi animale ce ne compagnia. Vogliono un sacco per fare una borsa. Che comunque è di piccole dimensioni, raggiunge in media tra l'adulto tra i 90 cm, 1,20 m, 1,5 m massimo. Uh-huh. Dicevo, è una delle specie che si adattano bene. Guardate, questo è dalla teca nel nostro studio, è proprio lì dietro la telecamera. Vedi come occhieggia, forse ci guarda. Sì, sì, oddio. Sicuramente studia l'ambiente perché è un ambiente nuovo rispetto a dove è stato spostato. Allora, scusa, vai al recupero. Dicevo, tutto quanto, cioè, è stato recuperato il 27 di novembre, però a me è stato segnalato una settimana prima, ma molto probabilmente l'animale era lì da ancora prima, perché... Te l'ha segnalato la forestale? Sì, tramite forestale ASL. Tra l'altro ringrazio il dottor Angelo Cameli della ASL che sta seguendo il caso, gestiamo anche le analisi per vari parassiti interni e esterni dell'animale, quindi... È bello che vedi la ASL, la forestale... no, come nel caso adesso del film dei fantasmi di Ghostbuster, invece chiamano l'acchiappatore di serpenti. Sì, vabbè, ma in realtà ci sono un sacco di persone con le quali collaboriamo, sia nei forestali che nella ASL, diciamo, anche loro vanno sul campo, vengono sul campo, facciamo rilasci assieme, recuperi assieme, si lavora bene. Bene, allora racconta questo recupero, quindi te l'hanno segnalato un po' di tempo prima. Diciamo il 27 di novembre era l'ultima data secondo me in cui poteva essere trovato, il primo, tra l'altro la prima data disponibile che avevo per andare a fare il sopralluogo. Diciamo che hai avuto un po' di fortuna, eccolo un altro dettaglio. Anche perché... Tu sei andato in quella zona dove era stato avvistato In un'oretta l'ho trovato, ma le aspettative erano zero. Beh, ma anche perché, voglio dire, non è che è tanto grande. È semplice trovare in natura un animale così. La cosa che ci ha aiutato è la colorazione, perché comunque spicca un sacco. Sì. Però è da pensare che, come ti dicevo, la fauna che abita quel luogo è simile a quella della foce del Tordino, quindi ti ricorderà l'erone cinerino che era presente anche lì, come? Si nutre anche di rettili anfibi. Allora, dai, a pochi metri da ritrovamento se lo poteva fappare. Come no? Ma poi non sappiamo se però allora dice questo, non lo riconosceva, è americano magari. Però tu immaginati di dover catturare delle prede nell'acqua o comunque nel fango con un letto del fiume torbido che sono marroni, tipo le anguille o i serpenti nostrani, e vedi una cosa arancione che ti passa, sorridi, capito? Fai festa. Tu dici l'airone caccia facile. Ci fa un pensierino, lo vede facile, è vero. Quindi è stato fortunato a sopravvivere, ma in realtà è brutto dirlo, ma in questi casi se la natura fa il suo corso e viene predato, è un bene per tutto, per i nostri ecosistemi, perché ti dicevo, se non si fosse trattato di un esemplare maschio, ma una femmina gravida o che si è accoppiata precedentemente almeno una volta nel giro di pochi anni, potrebbe generare una colonia in natura. I rettili hanno la capacità... E questo sarebbe negativo per l'ecosistema locale? Sì, prima facevamo il caso delle tartarughe. L'esempio delle tartarughe. Sì. Tartarughe sembrano animali placidissimi, tranquillissimi, però cosa succede? Inseriti nel nostro territorio, hanno trovato un competitor. Cioè inserita una tartaruga che non apparteneva a questo territorio? Esatto, più di una, che migliaia sono stati liberati. Ma quali erano? Quelle acquatiche? Quelle con le orecchie rosse, piccoline quando le compri.
poi quelle diventano abbastanza grandicelle e molte persone se ne sono disfatte nel tempo, liberandole. E che hanno fatto? Hanno colonizzato? Hanno colonizzato, ma perché da noi, per esempio, sul Tordino, Fiume Nostro, Fumano, si trovano tranquillamente, ma si trovano in ogni laghetto. Ma si trovano quali? Quelle adesso? Quelle americane. E quella nostrana, la Hemis orbicularis, cioè la tartaruga teramana, esatto, ma non solo, esatto, teramana italiana, si ma è stregata, anche non c'è più, sì, è molto rarefatta, la presenza è non diminuita, non è che la nostra andata in America, no, no. Ah, lì sarebbe proprio ancora peggio, capito, perché comunque il territorio originale dell'americano è Orecchie Rosse. Quindi questo potrebbe succedere, questo con un serpente? Sì, le soluzioni sono le situazioni sono sempre quasi negative, perché nel caso trovi un competitor che è più debole, riesci a sopraffarlo. Nel caso non trovi competitor, puoi creare danno alle specie che si trovano lì, di cui ti nutri, perché comunque non c'è qualcuno che poi regola la tua presenza. Sì. È come un orologio che ha tanti piccoli ingranaggi, se noi andiamo a mettere uno nuovo, qualcosa si rompe. Nella maggior parte dei casi, sì, o si blocca o non funziona bene. E questo sarebbe stato il caso di questo serpente, in cui fossero stati rilasciati più esemplari, e non è detto che sia stato fatto, o scappati più esemplari, o femmine gravide, o anche che abbiano avuto una fecondazione precedente, perché poi molte specie di rettili, tra cui serpenti, hanno questa capacità che si chiama... Dio, mi sono scordato. Comunque riescono a trattenere lo sperma del maschio in apposite ghiandole o anche nell'ovidotto, ah, quindi può e poi riutilizzarlo dopo anni. Hai capito. Scusami, il recupero, cioè la cattura, è stata facile? Troppo. Scappava, sì, come troppo? In realtà, ti dicevo, le aspettative erano zero. Ti aspettava? Sì, infatti questa è anche una caratteristica, magari vedi... se rivediamo la foto, rivediamo era la foto. Appoggiato proprio su una singola canna, e io avvicinandomi, diciamo nella stessa situazione con un serpente nostrano, ecco, si sarebbe verificato la fuga immediata del serpente. Sì, ma e lui il serpente invece scappa, no? Sì, è rimasto lì proprio perché è abituata alla presenza dell'uomo. Hai capito. E l'hai preso proprio facilmente? Facilmente. Ti ha allungato la mano? Sì, con un'oretta di sopralluogo più o meno. Lui non morde? Tutti gli animali che sono provvisti di bocca possono mordere. Ci ha provato un attimino, però ecco, forse più per sorpresa che per altro. Non è velenoso. Però non è velenoso e si tratta di una specie molto, molto calma, placida, anche perché, come dicevo, viene allevata in cattività da tanti anni, ma viene allevata soprattutto perché si tratta di una specie che ha questo carattere molto calmo. Mm-hmm. Sì, l'ho visto mentre tu lo tenevi tra le mani, prima di metterlo nella teca, faceva solo come tutti i serpentelli, cacciava la lingua, sì, e basta, ma non provava a morderti il braccio, quindi stava assolutamente tranquillo. È davvero molto... Gli hai dato un nome? Tra di noi Fortunato, ma non tanto per il recupero, ma per la storia dell'airone, comunque che un animale sopravvissuto, sì, alle secondo temperature... Secondo te doveva essere questo il pranzo di un airone? Poteva essere. Le aspettative di trovarlo erano veramente zero, perché comunque le temperature erano bassissime. Aveva piovuto un sacco quella settimana, si tratta comunque di un animale che viene da un allevamento privato, comunque da una casa privata. Questo sarà stato acquistato da una persona, insomma. Sì, ma infatti faceva questo serpente facciamo qui. Anche l'appello. Ma gli è scappato? Io spero. Magari tant'è non che, lo vedi. Sì, sì, esatto. Poi condivideremo magari questo video nei vari gruppi della zona, sì, di Alba Adriatica, per cercare un eventuale proprietario. Ovviamente ce l'abbiamo noi in gestione al centro erpetologico, quindi non ci saranno multe, non ci saranno more. Il proprietario può reclamarlo. Poi vediamo magari di dare... Ecco, adesso io mi metto nel pensiero comune. È scappato un serpentello, questo è innocuo, sì, voglio dire, non fanno tranne che magari inquinare il nostro habitat, no? Nostro e gli animali, così il paragone facevano le tartarughe. Ma se uno acquista un serpentone e scappa? C'è sempre quel problema. Relativamente inesistente, perché abbiamo detto che se si tratta di specie tropicale o subtropicale, le nostre temperature non vivono. Perciò non questo vivono. È pericoloso, perché si adatta. Pericoloso. Quindi lui si adatta. Sì. Invece un boa, per esempio, parliamo di classico, un serpentone grosso, un boa. Quando le temperature scendono sotto un certo tot di gradi, cioè se sta fuori, esatto, ci rimane secco. Non ce la fa, sì, a sopravvivere all'inverno, ma anche alle temperature magari autunnali, anche estive, se si abbassa di troppo la temperatura. Quindi il problema è trovare la specie, se ci troviamo di fronte ad una specie che è in grado di sopportare, sì,
la nostra geologia, diciamo. In Europa, a livello di serpenti, non è rarissima la cosa. In Olanda ci sono due popolazioni, una di un serpente sempre americano degli Stati Uniti del Sud, quindi Texas, immaginati, abituata a temperature più calde, che ha colonizzato una piccola cittadina, sì, serpente toro in italiano, in Olanda. C'è in Olanda un'altra popolazione, toro. Un'altra popolazione importante, questa è una roba che va avanti da decenni. Un serpente nordcoreano, in Belgio c'è una popolazione stabile, un serpente, questi sono tre serpenti abbastanza grandi che ho citato, che viene da Taiwan, serpente bello di Taiwan. In Gran Canaria invece si è verificato quello che ti dicevo, dove non c'è il competitor, ci sono i serpenti reali californiani, ed è pieno, ne trovano veramente a decine se non centinaia ogni anno. Lì non c'è competere, non ci sono altri serpenti che... La fanno da padroni, quindi, assolutamente. Sì, si vanno a fare stragi delle specie di sauri, per esempio, che ci sono molti endemismi in Gran Canaria, rischiano di scomparire proprio perché c'è questa piaga del serpente alieno, all'octono. Il serpente alieno come il nostro fortunato. Senti, ma gli appassionati sono tanti, tu che sei nel settore? Cioè, sono tante le persone che hanno un serpente a casa? Come è un fenomeno diffuso? Non lo so, perché io fondamentalmente studio più altre cose, i serpenti autoctoni. I serpenti che stanno qui, in natura. E soprattutto nella mia storia sono stato molto all'estero, diciamo che settore italiano di quello che si può chiamare terraristico, non gli sto tanto dietro. Quindi non e neanche si rivolgono a te, evidentemente. Viaggiamo su due binari diversi, però ci sono per esempio negozi di animali anche specializzati che nascono, poi muoiono e poi vengono riesumati. È una cosa ciclica, l'animale esotico, capito? Prende a mode. È vero questo, vero. Eccolo qui, fortunato, sta sotto i tronchetti, sta riposando? Sì, sicuro, anche un po' nascondendosi. Sì. Però ripetiamo che se questo è un annuncio anche per il proprietario, se qualcuno per riprenderlo, lo vede, se non se ci lo sono perso problemi. Magari cerchiamo di prendere qualche accortezza sulla teca dove viene detenuto per eventuali prevenire eventuali fughe. Se no il nostro Alex deve intervenire ancora una volta. L'animale è comunque... Sta bene. Stiamo pulendo, ripulendo, a qualche feritina che è dovuta alla vita... Qualche feritina che... Sì, dovuta alla vita selvatica, diciamo. Quindi che fai? Tu lo visiti poi? Ovviamente lo porti a un veterinario? Abbiamo anche dei veterinari convenzionati, Simone e Marco, con la struttura del centro erpetologico. In questo caso sono stati fatti le analisi parassitologiche, quindi delle feci, e poi degli acari che aveva presente, ematofagi, che sono dei parassiti. Sta bene, qualche feratina in via di guarigione, però ecco, ti faccio l'esempio. Nel giorno della cattura, siccome era un po' smagrito, perché non sappiamo se poi era un po' smagrito, il serpente è secco proprio di natura, no? No, c'è la pancia, la pancia no, però hanno una bella costituzione, cioè se li tocchi sono belli tonici. Invece però, questo l'hai sentito un po'... No, sempre tonico, però si vede magari sui fianchi che mancava qualcosina. Come sui fianchi? Ecco, ci sono questi parallelismi con... e quindi vabbè, gli ha fatto bene, uno direbbe, allora ci facciamo anche noi qualche settimana la foce del vibrata, no? Dopo le feste perdiamo qualche chilo. Esatto. La sera stessa abbiamo provato a alimentarlo e lui ha mangiato. Ed è una cosa assurda, magari noi facciamo anche dei recuperi con i nostrani di animali che sono debilitati, o anche, che ne so, abbiamo trovato più volte con la forestale delle natrici gravide che abbiamo fatto deporre e poi liberate per farle magari mangiare. L'avete fucilato? Ricostituire un pochino. Tipo Caritas. Bravi. Voi avete accolto invece che le persone i serpenti, perché tu fai l'erpetologo. Sì, ed è difficile, bisogna fare un'alimentazione forzata, mentre nel suo caso tu immagini una situazione di stress, ti trovi comunque da diversi giorni in un ambiente selvatico che non conosci, da quali sono anni, cioè dalla tua nascita non ci sei mai stato. Vieni ricatturato da qualcuno, cioè catturato da qualcuno, rimesso in una situazione e mangi subito. Cioè neanche una persona lo farebbe in situazioni di stress così concatenate, no? Quindi questa è un'altra prova dell'adattabilità dell'animale alle
situazioni. Cioè, in natura si dice che non sopravvive il più forte, ma chi si adatta. E lui si sa adattare. Perciò questi nel nostro territorio potrebbero essere una minaccia. E infatti è anche un appello a non disfarsi degli animali, ma ci sono sicuramente degli appassionati o strutture. Il nome della specie? Serpente del grano. Serpente del grano, il nome volgare, insomma. Il nome comune. Il nome comune, serpente del grano. È veramente molto bello, serpente del grano fortunato. E vabbè, se qualcuno lo vede, sì. Poi voi metterete questo video magari anche nei vostri canali. Cerchiamo di condividerlo social. Anche sui vari gruppi social della zona, perché comunque vicino alla zona di ritrovamento ci sono... Ma lui si può allontanare molto da dove è scappato? Cioè, sono situazioni da studiare. Non lo sa. Cioè, secondo te dirlo, più della zona, l'avete trovato alla foce del Vibrata? Del Vibrata, ma lì a fianco c'è un complesso residenziale, proprio lì, ma a distanza di pochi metri c'è il corso di Alba Adriatica. Sì, certo. Quindi può essersi spostato, ma come poi si trova in letteratura informazioni sulle specie che ti dicevo prima in Olanda, sono animali che si ritrovano anche molto lontano dal nucleo di dove c'è la popolazione principale. Quindi sono cose da... Certo, poi in questo caso magari è stato facile per chi lo ha avvistato e ha avvisato la forestale o è stato direttamente uno della forestale, perché si nota, insomma, sì, perché ma infatti c'ha un colore... Hanno mandato dei cittadini la foto dell'animale proprio quasi con la stessa posa di questo sul canneto. Quindi un passante gli ha fatto una foto. Esatto, abbiamo facilmente individuato la specie, quindi identificato l'animale, e poi il difficile era trovarlo. Però ecco, siamo rimasti sorpresi nel trovarlo, tant'è che quando ho scattato le foto e poi ho mandato i video del ritrovamento, le prime persone che l'hanno ricevuto ridevano, perché era un evento eccezionale, sovrannaturale, perché nessuno pensava di trovarlo. Quello era giusto un andiamo a controllare per vedere se, ma in realtà... Quindi per te è stata una bellissima esperienza il fatto di averlo recuperato. Speriamo che di trovare il proprietario e ridarlo sarà ancora più bello. Eccolo lì, proprio poco prima del recupero del nostro serpentello fortunato. È anche stato, la cosa si è svolta bene, perché a livello di segnalazioni, quando ci mandano delle foto alla forestale o ASL per identificare, si tratta quasi sempre di animali morti, quindi la mentalità è quella di bastonare qualsiasi cosa. Il serpente cosa. Lo devi fare secco, esatto. Guarda. Invece in questo caso magari tu ti trovi davanti a qualcosa di diverso, ci pensi due volte ad avvicinarti. Allora fai la foto, perciò fortunato per un sacco di cose. perciò... Senti, però questo pregiudizio che si ha sui serpenti è duro a morire, vero? Infatti noi qui ci cosa proviamo. Cosa pagano i serpenti? Pagano il fatto di strisciare? Pagano il fatto di un retaggio culturale che dura non da millenni. Zampe che non ti vengono incontro saltellando. Non... Sì, infatti sono molto timidi e fuggono sempre alla prima occasione. O però pagano il fatto che ci sono quelli velenosi, che magari a noi ci rimane solo in mente la vipera, solo... Però abbiamo tutti in tasca un dispositivo che è lo smartphone, no? Che ti può aprire le porte della conoscenza del mondo. Quindi tu magari vedi qualcosa, che cos'è la vipera? È pericoloso effettivamente? Uno si informa pure. E poi devo dire, non adesso per alimentare il mercato dei serpenti, a prendere un serpente in casa, no. Però al tatto è davvero, è delicatissimo, è asciutto, è bello accarezzare un serpente, voglio dire, non è niente di... Tutti, a me mi sorprende sempre. Siete tutti invitati al centro erpetologico a fare... Parliamo un po' del centro erpetologico, abbiamo 4 minuti. Allora, questa è una struttura alla quale ho cominciato a lavorare con l'associazione Office nell'anno precedente, nel 2021, nel 2020. Io sto avanti, Rino, perciò non ci fare caso. Ma tu già stai nel 2022. Anche più in là. Bravo. Allo scopo di comunque continuare lo studio sulle specie autoctone, quindi sulle specie di serpenti che vivono nel nostro territorio, e in più di prestare servizio di recupero. Quello che fai? Sì, fare educazione ambientale. Dove sta il centro del titolo? A Piano della Lenta, non è ancora aperto al pubblico. Quindi a Teramo, Piano della Lenta. Sì. Però tra un po' sarà aperto al pubblico. Se tutto va bene in primavera. Noi verremo a fare un servizio, così lo vediamo. Torino, quando vuoi, ti lascio le chiavi fisicamente. Sì, vado da solo a accudire i serpenti. La sera magari, capito, quando hai tempo. E quanti ce ne saranno? Quando sarà aperto? Di serpenti? Di serpenti. Oddio, penso una decina di teche con specie autoctone e alloctone, quindi alieni e nostrani. Ma più di quello ci saranno esposizioni di fossili e delle attività di divulgazione e informazione con le quali possiamo fare. Una volta abbiamo parlato di fossili, che fossili potremo vedere lì da te?
da invertebrati a vertebrati. Quindi possiamo vedere qualcosa a livello di flora, del tempo, soprattutto del Mesozoico. Ai grandi vertebrati. Li hai raccolti tu tutti questi fossili? No, non vengono dal suolo italiano. Quindi li cerchi, li acquisti? Li acquisto tramite delle fonti che comunque sono sempre nel giro scientifico. Sì. Li preparo, ci sono dei fossili che uno di questi è stato soggetto a TAC. Abbiamo fatto la tomografia computerizzata, sì, al centro d'archivio. Lo ricordo che stavi in quel periodo. È sempre in processo di lavorazione, perché purtroppo i tempi per le pubblicazioni scientifiche sono lunghe. E che ha detto la TAC, lo possiamo già dire? Lo diremo con la pubblicazione. Tra l'altro, cioè, non ci bruciamo la sorpresa, sì, un paleontologo, un'eccellenza italiana, che sta collaborando a questo paper su questo animale, che è un teropode del Mesozoico, quindi... Fa parte dinosauro? Di, sì, quel gruppo di animali simile. E ne parlammo l'altra volta che tirannosauro famosissimo, sì, questi, no? Piccolino. Jurassic Park, insomma. Esatto. Beh, c'è un parente di questo animale che sarà presente nel nuovo film di Jurassic Park, che è stato Jurassic World, che è stato annunciato, quindi speriamo. E questo reperto da dove arriva? Dal Nord Africa. Dal Nord Africa. E quindi è stato identificato, preparato, studiato. E quindi poi sarà nella... Sarà nell'esposizione del museo, e piacerebbe anche magari fare con degli appassionati, insomma, delle giornate in cui si fa preparazione fossili. Tu prendi degli schiavetti di diversità, li fai pulire, capito? Come la questione del pet, delle chiavi che ti lasciavo, l'utile al dilettevole con pulire i fossili. Nuovi appassionati, esatto. Facciamo. Quindi su questo stai lavorando, e la musica? La musica, tutto, oddio, siamo stati fermi con causa delle restrizioni. Però adesso si è ripartito con alcuni live. Ricorda un po' il tuo gruppo? Io adesso faccio, no, suono con un gruppo, si chiama Cusamese. Cusamese? Che lingua è? Non lo sappiamo nemmeno noi, perché è dato il nome, il batterista, e cioè, abbiamo questo Cusamese divieto di venire a conoscenza di questa cosa, non c'è mai stato rivelato. Sempre musica hard rock. Sì, punk rock in italiano. Punk rock? Sì. Punk rock in italiano. Uè. E che se lo dobbiamo sentire? Adesso uscirà qualche nuovo singolo, poi te lo facciamo ascoltare. Oh, e questa band è locale, teramana? È autoctona, è locale. Sì. Gli altri ragazzi sono comunque di Atri, tutti della provincia di Teramo. Tutti teramani, insomma, tutti della provincia di Teramo, va bene. E ci avete in programma qualche concerto, qualcosa? Adesso siamo ad Atri il 17, a Cellino il 23. Il 17 adesso, sì. Venerdì? Poi le altre annunciate, abbiamo Rimini il 18 gennaio. 17, diciamolo, dove ad Atri? Al Bar Jolly. Non lo sai. Facciamo un set acustico. Bar Jolly set acustico. Il nome, ricordami? Cusamese. Cusamese, con la K? Sì. Bravo Rino. No, vabbè, quando non significa niente, probabilmente una K. C'è sempre una K, non è sbagliato. Allora, abbiamo finito il nostro tempo. Buongiorno, strisciando, strisciando. Auguro buone feste, Guglielmo. Complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie Guglielmo. Tanti auguri. Tanti auguri, sì, strisciando, strisciando. Eccolo qua, guardatelo. Ma sta riposando secondo te? Fa vedere che non vede. Ah no, c'ha la testa girata verso di noi. Si, sì, vedono tutti e due gli occhi. In realtà sono animali. Io i fari davanti. Eccolo, Giancarlo stringe. Guardate il primo piano di Fortunato. Lui ha una natura di specie crepuscolare, quindi molto attivo nelle ore serali, se non notturne. Infatti questa era una delle difficoltà che pensavamo, di non trovarlo. Il birbantone la notte si doveva fare. Esatto, un tipo notturno. va bene, grazie Alex di averci grazie portato a te, Rino. Questo particolare, tanto di averci portato Fortunato, che sta bene, diciamo, questa chicca di questo animale particolare, alieno come l'ha definito, esatto, Alex, che è capitato proprio nel nostro territorio. E magari il proprietario, chissà, se lo vedrà, insomma, lo potrà recuperare, lo potrà riportare a casa. Speriamo. Noi ci sentiamo presto, anche per la musica, va bene? E per gli auguri. E per gli auguri. Grazie Alex, buona grazie giornata. A te, Rino. Grazie a tutti, buona giornata. E buona giornata a tutti voi, seguite tutti i programmi di Super J, che sono sempre tanti. Io vi ricordo solo i TG alle 14, alle 19, l'appuntamento con la nostra informazione in diretta. Arrivederci, buona giornata.